Sì, allora, buonasera cari amici, scusate per il problema audio di poco fa, ma siamo qui nella chiesa di San Francesco, quindi qualche problema di connessione dovremmo pure averlo, sperando che adesso si senta bene. E allora, stavo dicendo, una serata, una giornata particolarmente importante, ma non solo per Palermo e nemmeno per la cristianità. Parliamo di un uomo che ci ha lasciato, un uomo che oggi ci dovrebbe dare un'immensa gioia, un immenso messaggio di amore, al di là del cristiano o non cristiano, per quello che lui ha fatto su questa terra. Abbiamo due graditissimi ospiti, Padre Rosario Francolino, Angela Anselmo, che conosciamo tutti, insomma, nella nostra comunità missimerese, due ruoli diversi, tutti e due ruoli convergenti verso il servizio pastorale, verso il servizio associativo, insomma religioso a 360 gradi. Uso parole che mi partono dal cuore. Dicevo, è una giornata di grande commozione perché Biagio Conte, fratello Biagio Conte, ci ha lasciato, ecco, e ci ha lasciato, ed è questo l'argomento di questa sera, in una dimensione unica, un messaggio di pace, di amore, di fratellanza. E allora io vorrei cominciare con Padre Rosario. Padre Rosario, sicuramente dobbiamo riflettere oggi, è il giorno della riflessione, è il giorno di una, se vogliamo, di una vicinanza a quello che rappresenta quest'uomo e questo suo essere, questa sua opera. Io direi immortale. A lei la parola. Ma ci sarebbero migliaia di cose da dire con ecco, il tema missione, speranza e carità. Ecco, Biagio lo conosco, diciamo, da quando ho cominciato il mio cammino di formazione. Ecco, mentre lui cominciava lì alla stazione, io cominciavo il mio cammino in comunità vocazionale. Siamo coetanei, 59 anni. E lui cominciava quella sua esperienza, ecco, tra gli ultimi della stazione, dove il cardinale Pallardo poi, ecco, qualche volta andò a celebrare proprio nella cappella della stazione. Poi ci fu la battaglia di Via Archirafi e così via. Nel tempo sempre più si è affermata questa figura così bella per la città. Quindi oggi si potrebbe parlare all'infinito dell'opera di Biagio, ma credo che il cuore di ogni cosa è il suo amore per Cristo Gesù. Biagio era innamorato del crocifisso e dentro quel crocifisso è riuscito a vedere ogni uomo, ogni donna. Di esperienze in questi anni ne abbiamo vissute insieme, condivise, il rapporto con la missione in qualche modo ha coinvolto tutte le parrocchie, la diocesi. Possiamo ricordare l'episodio della presenza di Papa Benedetto XVI a Palermo, quando riconobbe ufficialmente, ecco, questa associazione laica della Missione Speranza e Carità. Possiamo ricordare il pranzo di Papa Francesco lì alla missione, ecco, essendomi occupato delle segreterie logistiche delle visite papali. Ho avuto proprio l'opportunità di stare vicino a queste esperienze. Quindi Biagio, ecco, è una pietra miliare, ecco, della storia pastorale di Palermo. Non è un presbitero, ma ha esercitato, ecco, una diaconia nella carità che veramente ha toccato il cuore di tantissimi. Ha toccato il cuore di coloro che, ecco, hanno speso il loro tempo con amore verso chi, ecco, è escluso dalla società. Ecco, se volessimo riprendere il tema della dottrina sociale della Chiesa, in qualche modo Biagio l'ha messo in pratica. E questo quello che è accaduto in questi anni. Angela, poi ritorneremo a parlare più, diciamo, approfonditamente su alcuni temi che lei ha citato. Angela, tu l'hai incontrato, no? Ecco, io l'ho incontrato tantissimi anni fa,
periodo della fiera del Mediterraneo, non ricordo precisamente perché andammo da lui, insomma, ora ho questa figura molto vaga. Tu invece l'hai incontrato, hai parlato con lui, ecco, da un punto di vista del suo carisma, del suo dare, del suo essere, cosa ti ha dato? Ma mi ha dato tanto, perché solo la sua luce, la luce dei suoi occhi proprio che emanano proprio quella luce di Cristo, come diceva Padre Rosario, nell'amore che offriva veramente lui per tutti i fratelli. Proprio oggi, venendo ora dalla missione, dove abbiamo raccolto un poco di testimonianza appunto dei fratelli che erano là alla missione, e tutti dicevano la stessa cosa: l'amore che ha dato era uguale per tutti. E lui era questo. C'è da dire, come diceva Rosario, tante cose, ma la cosa più importante è che ha lasciato il testamento, veramente, che ci ha lasciato il viaggio, è l'amore verso i fratelli, per tutti i fratelli, senza distinzione di religione, di ceto sociale. E qualsiasi fratello che si presentava, appunto, dicevano i fratelli che erano ospiti poco fa, dicevano proprio questo, che era detenuto, che era tossicodipendente, che c'erano delle famiglie, proprio veramente la commozione della conversione che hanno avuto incontrando il fratello Biagio. È veramente stata per me personalmente in questo momento molto commovente. Ma questo è veramente il Vangelo incarnato, che si respira proprio nella missione, e tutti dovremmo essere portati a fare questo. Diciamo che sono d'accordo con te. Sostanzialmente, parlando proprio in termini pratici, possiamo parlare di un santo, ma nel senso più grande del termine, che è stato in mezzo a noi, perché di fatto lo è stato. Poi, ripeto, al di là di ogni forma religiosa, tutto che dicevi pure tu, cioè noi possiamo oggi dire che abbiamo avuto una manifestazione dell'aldilà. Sì, sì. Ora io non vorrei esagerare, magari preso da un momento della... Non c'è niente da esagerare, anzi... Attenzione, Valentino. Lo stesso Paolo, quando scrive alla comunità, dice ai santi che sono nella comunità di... Il santo è chi appartiene a Cristo. Il santo è chi vive Gesù Cristo, il santo è chi incarna il Vangelo. Quindi talvolta noi pensiamo alla santità come un'opera straordinaria, una realtà miracolistica, ma qual è il più grande miracolo se non la capacità di accogliere questi immigrati che arrivano con i barconi? Io ricordo in via Garibaldi, nella comunità femminile, ho visto il bimbo che è nato sul barcone, uno dei primi, ecco, quando si cominciò a parlare dell'accoglienza degli immigrati. Ho visto come l'esperienza, ecco, prima di via Archirafi, poi via De Collati, è stata l'opera di coinvolgimento di tante figure, di uomini e donne. Pensa che alcune raffigurazioni che ci stanno dentro la chiesa di Via De Collati sono anche opera di musulmani. Quindi il grande miracolo qual è? Insegnare all'uomo ad essere uomo, riconsegnare all'uomo la sua dignità. E questo credo che Biagio abbia provato a fare nella sua vita. Quindi, se parliamo di santità, beh, la santità è incontrare Cristo, incarnare Cristo, annunciare Cristo. Quindi non stiamo parlando di cose eclatanti, stiamo parlando di una quotidianità che forse molto spesso fa paura. Però dico, diciamocelo francamente, che padre, che Biagio abbia fatto qualcosa di eccezionale, non c'è dubbio. Ora vogliamo uscire dai canoni della santità, possiamo uscire pure dai canoni. Io dico, questo è un uomo che ha tracciato, secondo me, una specie di, come una volta, avanti Cristo dopo Cristo, no? Biagio Conte, se oggi noi tutti riflettessimo sul vero valore della sua vita, su questa terra, sua di Fra Biagio, oggi noi probabilmente entreremmo in una ottica, non lo faremo perché fra 20 giorni, 30 giorni, probabilmente in parte lo dimenticheremo,
però veramente ha tracciato un sentiero di pace, di fratellanza, ma fatto vero, cioè nel senso quotidianamente, ma con la fatica, con le lacrime, con la sofferenza. Ma è chiaro che, ecco, questo incarnare Cristo significa tradurre il Vangelo in azione, un'azione che è stata ostacolata nel tempo. Non dimentichiamo quando abbiamo dovuto fare la raccolta per pagare la bolletta della missione, ecco, quando per ottenere uno spazio lui ha dovuto digiunare molto spesso per ottenere qualcosa, non per lui, ma per i bisognosi. Quindi, quando io dico, Biagio ha applicato la dottrina sociale della Chiesa, ecco, con una, diciamo, ottica ben precisa, che è quella della carità. Allora, lì veramente Biagio è stato grande. Fratello Biagio non aveva la preoccupazione di esaltare la sua figura. Biagio aveva la preoccupazione di narrare il Gesù di cui faceva esperienza. Quando io avevo la pastorale giovanile, ricordo che ho accolto un gruppo che veniva da Milano nel periodo di agosto, e quel giorno c'era uno sciocco da impazzire. Lui riuscì ad intrattenere 40 ragazzi sotto il sole, ma li ha incantati. Ma non perché raccontava chissà che cosa o chissà cosa ho fatto, raccontava il suo amore per Cristo. E in tutto quello che egli ha fatto, ha narrato con la sua vita l'amore per Cristo. Con la sua opera. Sta lì la sua santità. Perché quando raccontava le cose, lui raccontava il vissuto, come racconta, non è che raccontano favolette o magari perché l'hanno studiato, perché raccontano proprio il vissuto che fanno giornalmente. Allora, noi siamo una chiesa qui, una parrocchia di San Francesco, ecco, probabilmente ci sono, poi lo affronteremo anche con Padre Rosario, mille similitudini, no, tra San Francesco e fratello Biagio. Ecco, la povertà, ma soprattutto il dare, perché la povertà di per sé non è nulla, è povertà. La povertà diventa ricchezza nel momento in cui dai. E poi scopri, ma quanti bambini sono passati da quella, da quel posto? I bambini che piangevano attorno al fratello Biagio. Quante donne sono passate, magari che hanno subito violenza, oppure che sono venute da mondi lontani. Ecco, quindi è lì che bisogna capire questo parallelismo. Secondo te c'è o no con San Francesco? Certo, è proprio... Senza voler essere, attenzione, dico, nulla toglie a San Francesco, magari sarà un santo di altri tempi, che è vissuto nel 1200. Dalla ricchezza alla povertà. E questo sarà un San Francesco del 2000, del 900, del 2000, insomma, dei nostri giorni, solo che magari noi, almeno io personalmente, ho capito questo che perché quando... ci sono i santi di oggi come fratello Biagio, non li apprezziamo, magari ci sembra tutto che sia normale, tutto un modo tipo che nessuno, non tutte le persone magari capiscono la sua missione, però poi quando vedo che magari come ora, forse lo sto vivendo ora io magari in questo momento, quando una persona muore poi c'è tutto l'esaltazione, perché tipo come che fino a questo momento non l'avreste visto nessuno quello che ha fatto, parte del mondo, però non della nostra Palermo in questo caso, però non tutti, però è bella però questa cosa che coinvolge, questo fatto coinvolge tutti, come dicevi tu, gli atei, noi abbiamo i peccatori come noi sicuramente. Noi un'altra testimonianza, noi con noi è venuto un evangelico, ma che vive con Biagio veramente veramente di amore, perché è l'amore che ci converte, veramente non è la religione. Questa è una domanda che l'amore verso Cristo, oggi, fratelli. Oggi io ho parlato con Angela, no? Angela di solito è restia, sempre mi approccio con l'educazione per le interviste eccetera eccetera, insomma, però quando io ho detto si tratta di Biagio Conte, ha detto io vengo,
Ecco, da come l'ho detto, mi è parso di capire che il solco che ha tracciato lui nella gioia con la quale lei per la prima volta mi rispondeva al telefono, l'altra volta no, non voglio venire, questa volta ha detto io ci voglio, ecco, questo significa, ecco il miracolo, cioè significa scuotere le anime e voler essere presenti. Le volevo chiedere, ma dentro la Chiesa, come è stato visto sin da subito Biagio Conte? Ma ti ribadisco, allora, il cardinale Pappalardo è stato lungimirante, ha intravisto in Biagio una bella espressione di carità. Tant'è che, come dicevo poc'anzi, anche lui andò a celebrare nella cappella della stazione proprio per la tipologia di attenzione che Biagio aveva verso gli ultimi. Quindi potremmo dire che lui un po' le ronde notturne le ha inventate. E poi è chiaro che il cardinale Pappalardo accompagnò passo passo quello che è stata un po' la storia della missione Speranza e Carità, quando gli ha posto accanto padre Vitrano, padre Pino Vitrano, no? Che mi si merese. Poi il cardinale Romeo ha attenzionato questa realtà, ecco, con un altro spazio dove coltivano per la missione. E il vescovo di Monreale allora di Cristina gli affidò dei terreni nella zona di Tagliavia dove nasce la fattoria solidale, e quindi lo stesso cardinale Romeo in occasione della visita di Papa Benedetto, ecco, fa riconoscere ufficialmente la missione, lo stesso vescovo l'orefice, ecco, ha collocato nella visita papale di Papa Francesco una sosta alla missione, tant'è che erano seduti accanto a lui ci stava un immigrato. Papa Francesco gli disse lo voglio incontrare a Roma. Quando poi nel marzo dopo la visita abbiamo fatto la restituzione della visita al Papa, il vescovo l'orefice mi disse, dice, guarda che tizio deve venire perché il Papa lo vuole a Roma. Quindi per dire, ecco, la missione è nel cuore della diocesi. Biagio è stato sempre accanto a noi presbiteri, ma anche perché lui, ecco, ha avuto sempre un grande amore per i presbiteri. Non è un presbitero, tante volte abbiamo pensato l'ipotesi che potesse essere, ecco, ordinato diacono, ecco, per esercitare la sua diaconia, ma non era questo ciò che cercava Biagio. Biagio, ecco, stava lì dove, ecco, da un lato c'era la possibilità di stare in eremitaggio a pregare Gesù Cristo, dall'altro lato stare in ginocchio verso i suoi poveri. Questa è la realtà di Biagio. E poi, ecco, ti ripeto, la Chiesa lo ha sempre amato, ha accompagnato, la Chiesa di Palermo, ma non solo, ecco, molto spesso, molte realtà, ecco, dal nord Italia scendevano giù alla missione, continuavano a scendere per rendere un servizio. E il mondo scout molto spesso fa fare esperienza di servizio ai ragazzi lì alla missione. Quindi non è una realtà avulsa dalla Chiesa, è una realtà di carità dentro la Chiesa. Allora, oggi si è spenta la vita, no? Ma probabilmente si è accesa una grande luce. Sì, sicuramente. Che ne pensi? Esatto. Però non ti commuove. Sì. Veramente io lo sto vivendo un pochettino più troppo, non lo so. In questi giorni, iniziando la domenica, appunto, che siamo stati a messa, che l'ho visto là, come dicevamo poco fa, proprio mi è sembrato di vedere un'immagine del Vangelo. Lo calavano col lettuccio davanti a Gesù, veramente. Quel lettuccio con lui messo là sotto il crocifisso era... Entrando in chiesa non sentivo neanche la forza di pregare, mi sentivo solo di inginocchiarmi veramente
come se ci fosse veramente la presenza di Cristo, veramente viva, viva e presente. Quindi la luce. Il viaggio era questo, dava veramente, da sicuramente, da molto, diciamolo così, che sicuramente in cielo con Gesù, la luce appunto è l'amore che sicuramente ci sosterrà dal cielo. Però sai, un cammino importante quello fatto dal fratello Biagio ci lascia un testimone, no? Come nell'atletica, quando corrono si scambiano il testimone. Ecco, tutti noi peccatori, almeno io parlo per me, dico, cosa dobbiamo fare per cercare di continuare al di là, diciamo, di parole, ecco, ma nel pratico cosa si può fare? Ma vedi Valentino, siamo tutti perduti. Sì, no, diciamocelo francamente. Io credo che ecco, il Via Natalis segna, ecco, la fine del percorso terreno, e credo che lui lì dal cielo comincerà ad essere il nostro vigilante, colui che vigila su questo progetto di Dio. Biagio ha creduto in un progetto di Dio e non in un progetto di uomini, e quindi la missione, io sono certo che andrà avanti, così come quella di Madre Teresa di Calcutta, così come quella di Francesco, che da secoli accompagna la Chiesa. Io credo che anche la missione Speranza e Carità continuerà ad essere una luce nel cuore della diocesi di Palermo. Cosa dobbiamo fare? Chiaramente non possiamo diventare tutti fratelli e sorelle della missione, ma possiamo prendere un grande esempio che probabilmente, ecco, ci fa paura, ma è la costanza, la quotidianità dell'attenzione ai veri problemi degli ultimi. Cioè, noi non possiamo essere caritatevoli nelle occasioni. È Natale, quindi bisogna essere più buoni. È Pasqua, quindi facciamo i fioretti di carità. Cioè, così non funziona. Il povero non mangia a Natale e a Pasqua. Il povero mangia, se è possibile, 365 giorni l'anno. E allora, ecco, bisogna adoperarsi affinché ci sia una autentica carità. Angela, che si occupa di carità nella città di Misinderi, conosce veramente i tanti, tanti bisogni, ecco, di tante famiglie. E talvolta non è il bisogno di un pezzo di pane, tante volte è il bisogno di di accoglienza, di condivisione, di poter narrare le proprie ferite, le proprie fragilità. Allora, questo è quello che credo che Biagio ci abbia insegnato. Ma ce ne sono altri Biagio in giro? Ma io credo che se andiamo a cercare, se andiamo a cercare in giro per il mondo esperienze di autentica carità con nomi diversi, la troviamo. Biagio è un padre di famiglia, Biagio è una madre di famiglia, Biagio è un giovane che crede in determinati valori. Biagio possiamo essere tutti noi, bisogna solo convincersi a saper vivere con autenticità la propria vita. Al di là del fatto che tu puoi essere cristiano o non lo sei, ma vivere con autenticità la propria vita significa imparare ad accorgersi dell'altro. Questo è quello che ha fatto Biagio. Una domanda importante. Quando Gesù era sulla croce, qualcuno disse: ma perché tu non salvi te e noi tutti? No? Ecco, la sofferenza, questa sofferenza che non bastava quello che magari lui ha subito, sopportato durante la sua breve o media vita. Ecco, ma questa sofferenza finale è stata devastante, un vero segnale di congiunzione, se vogliamo, a Dio. Perché tanta sofferenza, secondo voi? Cominciamo con noi. Ma guarda, proprio ritornando stasera da Palermo in macchina si commentava proprio questo. Dice: ma come mai lui veramente si doveva avere un miracolo? E io gli dicevo: ma secondo me il miracolo già è stato fatto a Biagio, già nella sua persona, cioè il miracolo è lui stesso.
Poi secondo me dico, non mancava il miracolo, non è mancato per il miracolo, ma si vede, gli ho detto che la sua missione in terra è finita e ora serve più in cielo Gesù. Io gli dicevo così, perché ognuno di noi abbiamo una nostra missione, appunto lui fino ad ora l'ha avuto qua, ora continuerà sicuramente da lassù, che farà sicuramente più di quanto ha fatto qua giù, sono certa e sicura. E già è tanto, come ho fatto l'anno, cosa lo so. Lei, la sofferenza si comprende soltanto dentro la croce dell'amore, che non è un amore possessivo, ma un amore che è donazione. Penso a una madre che dà alla luce un figlio, pensa a un padre che si sacrifica per i figli. Io credo che Biagio, ogni giorno della sua vita l'abbia vissuto proprio come un atto di donazione. La sofferenza purtroppo è parte della nostra realtà terrena e di conseguenza è lecito domandarsi perché. Perché così, o tante volte ancora peggio, si chiede perché a lui e non a un altro. Non è questa la logica. Il soffrire, fa parte dell'amare. Lo si comprende soltanto in una logica di donazione. Lo stesso Dio ha sofferto per noi sulla croce come atto di donazione all'umanità. Quindi noi dobbiamo saper leggere tra le righe della vita di Biagio proprio questo atteggiamento di donazione. E allora lì comprenderemo il grande valore di quest'uomo. Ecco, al di là che già il buon Dio lo abbia accolto tra le sue braccia come un santo, al di là del fatto che le sue gesta erano straordinarie, c'è una umanità autentica, vera, radicale, che gli ha permesso di andare oltre ogni idea, oltre ogni pensiero, ogni volontà. Quello che lui ha sognato, che ha visto, è recuperare la dignità della persona. E ci ha provato in mille modi. E credo che questo atto d'amore sia la più bella sofferenza, perché lì ha visto germogliare tanti frutti. Bene, io volevo... C'è riuscito. Una bella testimonianza. Allora, io volevo ringraziare entrambi, volevo ovviamente salutare chi ci ha seguito con una piccola riflessione. Tempo fa, quando ero alla Fiera del Mediterraneo, venivano tanti preti anche che si occupavano di volontariato. E ricordo che venne una volta un prete con una signora, insomma, e cominciamo a parlare. Questa donna mi raccontò che, insomma, era di colore, veniva dalla Nigeria, se non ricordo male, che insomma, si prostituiva. Ed era stata salvata proprio da Biagio. Allora io ero un trentenne, non conoscevo bene ancora questa figura, dissi, ma come ha fatto questo uomo? Dice, mi ha fatto capire, io che vendevo amore, mi ha fatto capire che cos'è l'amore vero e l'amore gratuito. E allora con lo stesso amore con cui fratello Biagio ci ha amato tutti noi, i peccatori e non peccatori, e con lo stesso amore e con la stessa commozione che sto provando ora io nel ricordare questo episodio, voglio trasmettere da umile peccatore, assieme a questi due cari amici, un messaggio importante. Al di là della religione, al di là di quello che può sembrare un ghettizzare dentro un credo, credo che fratello Biagio abbia dato un grandissimo insegnamento che va oltre qualsiasi schema, perché l'amore che inizia con la A supera ogni schema, supera ogni barriera. Ogni qualvolta che noi eliminiamo queste barriere dando agli altri, e lo dico da peccatore, abbiamo fatto un piccolo passo, un piccolo esempio per onorare il grande amore che fratello Biagio ci ha dato. Grazie.